Ben ritrovati all'appuntamento meteo. Le immagini dallo spazio ci mostrano ancora presenza di nuvolosità a tratti consistente sulle regioni ioniche, mentre sul resto del paese domina un campo di alta pressione che determina condizioni stabili, ma con nebbia a nord. Dalla sera ancora molti nubi basse sulle pianure settentrionali con nebbie estese e qualche debole precipitazione più probabile tra Liguria e Alta Toscana. Nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle regioni ioniche, cielo poco nuvoloso stellato altrove, con locali foschie dense nelle aree interne centro-meridionali. Domani al nord sottili velature sulle aree alpine e prealpine, molte nubi basse altrove con qualche occasionale piovasco atteso sul Levante Ligure. Formazione di estese foschie dense sulle zone pianeggianti al primo mattino e dopo il tramonto. Al centro nubi compatte su Umbria e Toscana con deboli piogge su quest'ultima. Altrove nuvolosità alta e sottile lascerà spazio ad addensamenti più consistenti e significativi che interesseranno dal pomeriggio le Marche e poi a fine giornata il Lazio. Al sud e sulle isole copertura irregolare, a tratti intensa sulle regioni ioniche e sulla Sardegna con qualche sporadico piovasco sull'area meridionale calabrese e localmente sulle due isole maggiori. Sul restante meridione il cielo sarà generalmente sereno velato, foschie dense e qualche banco di nebbia lungo le aree costiere al primo mattino e dalla serata. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali su isole maggiori e Salento e deboli di direzione variabile altrove. I mari saranno mossi il Mar Ligure a largo, il Mar di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Basso Ionio, da poco mossi a mossi i restanti bacini. Temperature minime in rialzo su Alpi e regioni centrali, inflessioni su gran parte del meridione, stazionari altrove. Massimi in calo su Sardegna e tra Basso Lazio e Campania, in aumento su Alpi, Appennino e restanti zone centrali adriatiche, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo con gioia la Santa Messa da questo santuario dell'amore misericordioso e ci uniamo a tutti voi che vedete, vi unite nella preghiera, nella nostra celebrazione attraverso la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Anche se non celebriamo fisicamente insieme, siamo uniti in Dio spiritualmente. Ecco, il Signore è presente, è vivo e ci comunica il suo amore e la sua grazia. E per celebrare degnamente i santi misteri, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, Padre, perché coloro che si rallegrano per la venuta del tuo Figlio unigenito nella nostra carne possano giungere al premio della vita eterna, quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion. Grida di gioia, Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio, in mezzo a te, è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel Suo santo nome noi confidiamo. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo.
a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La caratteristica di questi giorni che stiamo vivendo prima del Natale è la gioia. Certo, anche noi siamo abbastanza provati da questa situazione che stiamo vivendo e che ogni giorno le notizie si susseguono incalzanti. E allora ci sembra di non scorgere questa gioia, ma immedesimiamoci con Maria, anche lei che in un momento di grande apertura della sua vita nei confronti di Dio, ecco, si trova ad affrontare una situazione completamente diversa, una situazione che inedita. Pensiamo al profeta Sofonia che abbiamo ascoltato nella prima lettura, quando Israele sembra aver abbandonato ormai Dio per aderire agli dei stranieri. E allora la situazione non era migliore, vivevano, ecco, momenti di grande angoscia, anche di grande paura. Ma il Signore, ecco, promette e dona la gioia. Maria parte, fa un lungo viaggio per giungere dalla sua parente Elisabetta. E vedete, si incontrano due ancora non nati. E questi due bambini ancora che non hanno visto la luce si incontrano. È Gesù. E Giovanni Battista lo riconosce. Lo riconosce e lo indica prima della nascita. E si muove nella gioia. Vedete, ecco, è la gioia, nonostante le problematiche, nonostante le difficoltà, la gioia emerge. Ecco, e anche noi, in questo momento, ecco, viviamo l'attesa del Signore nel Natale con trepidazione e anche con paura, con tanti pensieri. Però credo che questa parola ci fortifica, questa parola ci dà luce, perché Gesù viene a salvarci, non ci abbandona, non siamo soli. E allora, vedete, la storia vera del mondo non la fanno i potenti, la fanno gli umili, i semplici. In quel momento, ecco, nessun imperatore, né il grande Cesare Augusto, né il re di Israele, che era il terribile Erode, pensano a queste due donne che si incontrano, a queste due donne che potevano avere qualcosa di così importante da cambiare la storia del mondo. Non ci pensano lontanamente, eppure sono queste due donne che si incontrano, che portano nel loro grembo la rivoluzione più grande che la storia dell'umanità abbia mai avuto. È una storia di persone marginali, però di persone con cui Dio scrive la vera storia del mondo. Elisabetta, un'anziana donna che ora, ecco, ha avuto la gioia di avere un bambino. E Giovanni Battista, che prepara la via del Signore. Gesù di Nazaret, nel grembo di Maria, che porterà nel mondo la salvezza, il Messia atteso dei secoli. Non sono persone che contano davanti agli occhi del mondo, ma sono le persone che hanno cambiato la storia dell'umanità. E allora, fratelli e sorelle, anche se in un momento difficile, in un momento così particolare, noi sentiamo che la gioia di Cristo ci avvolge. Andando fra casa.
Ecco questa offerta, accoglila, Signore. Ecco questa offerta, accoglila, Signore. Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te. Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia. Li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbonda la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i due santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Madre Speranza e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai divini misteri, o Signore, sia per il tuo popolo continua difesa, perché nella piena obbedienza alla tua volontà ottenga in abbondanza la salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Preghiera della Beata Madre Speranza, tratta dalla novena dell'amore misericordioso. Gesù mio, sii per me Padre, custode e guida nel mio pellegrinaggio, affinché nulla mi turbi e non sbagli il cammino che conduce a te. Abbi misericordia di me e fammi a misura del tuo cuore. E tu, Madre mia,
che con tanta delicatezza e premura hai avuto cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere, conducendomi per i sentieri dei comandamenti. Di per me a Gesù: ricevi questo figlio, te lo raccomando con tutta l'insistenza del mio cuore materno. Signor mio, Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie.